prima delle manche di qualificazione di questo europeo KZ1 in pole position. Vediamo il Paulino De Conto sul Birrell, poi al suo fianco Federer, Pets dietro Halle che scatta bene, benissimo alle spalle di Federer, si porta in seconda posizione, terzo De Conto, primo Federer appunto, poi Pets subito ci prova De Conto, arriva un po' più lungo Halle, ma trova lo spazio all'interno quel gatto di Halle per passare, poi Drezen in quarta posizione ci prova su De Conto alle spalle, Ardigossi a ruota con un MS card del Niblick, De Conto, scusate, Ardigò si gira completamente, intanto un mucchione che mette fuori gioco Debra Bander e converse, credo è successo di tutto in queste prime curve con Halle che però è più sveglio di tutti a prendere la leadership della corsa con il suo ART. A seguire Fabian Federer, poi dicevamo Paulino De Conto che si è fatto un po' sorprendere, alle sue spalle Rick Drezen, Garrick Becks, Patrick Hayek, poi Davide Foret e Coco Kozlinski, con Kozlinski che va all'interno di Foret e Foret che ci prova all'interno di Kozlinski, ma nulla da fare, poi deve scalare una marcia di troppo Kozlinski, ma si difende bene, prende la posizione, alla fine Foret di nuovo ci prova, ma nulla da fare ancora per l'italiano. A seguire Torsellini che prende una botta da Joy Hanson e ancora Roberto Toninelli, poi Jeremy Iglesias è seguito da Bas Lammers, Toninelli che perde posizioni, quindi Torsellini che guida la rimonta degli avversari che rincorrono. Intanto ci siamo persi cosa è successo, credo De Conto subisce il sorpasso di Drezen che però a questo punto va un po' fuori dalle righe, i due si toccano, evidentemente perdono terra, tempo non li ho visti. Sta di fatto che Drezen e De Conto scivolano indietro di un paio di posizioni, arriva anche Foret, vedete che adesso preme forte alle spalle di Drezen, una pista questa che invita i piloti a contatto, Foret all'interno di Rick Drezen, intanto là davanti rimane in testa davanti a tutti il numero 21, chi è il numero 21? Col Birrell. Non lo so, Ian. Chi può dirlo? Quello là. Col Birrell si fa doppiare, mentre dicevamo davanti a tutti rimane con l'Art Grand Prix il brand emergente comandato da Armando Filini, ma che nelle file, nella compagine societaria avanta un nome di rilievo quale quello di Nicola Todd. Intanto Marco Ardigò, incredibile, uno dei protagonisti di questo europeo fuori, mentre era Toninelli, forse proprio Toninelli, che si ritira, che disdetta. Una pista, dicevamo, che invita ai contatti, in qualche maniera sono stati molto aggressivi nei primi due o tre tornanti i piloti delle prime posizioni, abbiamo visto che Ardigò è uscito di pista insieme a Danny Blick, che penso poi abbia ripreso però la corsa davanti a tutti come un gatto, veramente sveglissimo, come lo conoscevamo, come sappiamo essere. Ben Halley, l'ex pilota di GP2, uno dei veri talenti del karting internazionale degli ultimi anni, ritornato adesso nelle competizioni di alto livello qui in KZ1, appunto, prima con il brand Maranello, seguendo Armando Filini e poi seguendo ancora il manager italiano, il tecnico italiano in ART, nella vettura ART con Nicola Todd. Ecco, vediamo che Ben Halley non ha perso lo smalto, assolutamente, dei bei tempi, ed è lì davanti a tutti, anche se effettivamente se guardiamo il ritmo di chi lo segue, si sta creando un trenino impressionante alle loro spalle. Se
dei protagonisti, si sono un po' persi, De Conto, Drezen e Foré che sono più indietro, lì davanti si sta compattando un trenino da paura, con Federer sempre più vicino in seconda posizione ma sempre più vicino a Ben Hanley. Jorrit Becks, che abbiamo visto essere velocissimo, forse il più veloce in assoluto fino ai tempi di ieri sessione, quella di qualifica dei tempi ufficiali, nella quale non ha brillato il pilota di CRJ Holland. Poi arriva anche Patrick Hayek, ma quello che mi preoccupa di più è Coco Gaudrinski, che passa in quarta posizione in questo momento e sta risalendo col suo PCR DM ufficiale dalle posizioni di rincalzo. Ricordiamoci che era scivolato almeno in sesta, settima posizione Gaudrinski, e adesso sta risalendo come una furia, ha superato Patrick Hayek col Praga, grandissima prestazione per il pilota ceco, che si sta comportando benissimo, egregiamente, qui in mezzo ai leoni. Ma ve lo dicevo, ve lo stavo dicendo, sta arrivando Coco Gaudrinski, così come è arrivato ormai Jorrit Becks, davanti un terzetto. Chiaro, i sorpassi non sono facili in questa pista, chi chiude la porta ha ragione, a meno che poi non si abbia in contatti. Gaudrinski sembra avere un ritmo superiore come quello di Becks, infatti, come la previsione, Becks attacca Fabian Federer, compagno di colore in qualche maniera, visto che tutte e due guidano il CRJ, quello di Becks di CRJ Holland, quello di Federer invece il kart ufficiale del Racing Team della CRJ, con motore Master ufficiale, non Texab. E poi quello invece di CRJ Holland con motore TM preparato da CRJ Holland stessa e con l'aiuto, credo, di un certo Jos Verstappen. Esattamente, Jos Verstappen da una mano ai tecnici di CRJ Holland a preparare il motore. Oltre che col volante, Jos ci saprà anche con i motori. C'è da dire poi che Becks in ogni caso quest'anno sta facendo vedere qualcosa di spettacolare, però io non voglio sbagliarmi, non ho un cronometro in mano. Ben Hanley sta guidando come una furia, nessuno fino a questo momento ha avuto la possibilità di superarlo, nessuno ha neanche tentato il sorpasso. Becks adesso sta arrivando su forte, ma quello che mi impressiona di più è Coco Gaudrinski, caccia dentro marce, va su come un diavolo, sta arrivando il giallone che esce un po' sporco da quel tornante, poi si mettono in quello successivo, adesso giù gas, si scaricano giù i 45 rotti cavalli di potenza del TM Racing, e il giallone sta arrivando, il giallone va giù in carena, arrivano sul rettilineo che porta poi al destra velocissimo a trenino con Becks che prova adesso e passa in prima posizione ai danni di Ben Hanley, che ci vuole provare subito ma scivola un po' e non ci riesce. Viaggiano veramente in tandem i primi due, però Becks ha già preso un metro di vantaggio, probabilmente scivola un po' di più. Ben Hanley ha un po' di più di difficoltà a controllare il soprasterzo del proprio ART, e il giallone arriva, è lì nella schiena, ormai nella schiena di Fabian Federer, non riesco a sapere il numero dei giri, non so quanto manchi alla fine, sta di fatto che il quartetto è compatto, il quartetto cedra, ormai sono attaccati uno all'altro con Coco Gaudrinski che è nel mirino Fabian Federer in questo momento, il pilota italiano adesso subirà il sorpasso, così è, passa Gaudrinski, terza posizione per Coco Gaudrinski, anche se lì davanti in questa fase di sorpasso hanno preso dei metri di vantaggio. Ben Hanley però non molla l'osso, signori, non molla l'osso, ma ne ha di meno, indubbiamente di meno. Chi è più veloce in pista in questo momento, secondo me, si chiama Jorrit Becks, sicuramente uno, ma l'altro si chiama Coco Gaudrinski, che ha fatto gara doppia perché ha dovuto recuperare dalle retrovie, e adesso è lì che tira su e va, andiamo a vedere cosa succede dietro, infatti, in questo momento con Patrick Hayek, che non ha perso molto contatto dagli avversari, anche se più distante, lì in quinta posizione, poi Davidone Foré, Paolino Neconto, Rick Drezen, un altro CRG potrebbe essere, no, adesso una stupidata. E invece sì, Jonathan Toron, poi Joy Hanson, Torsellini, un certo Bas Lammers, la guida del Praga, Jeremy Iglesias, Anthony Abbas, questa è un po' la formazione. A seguire Piccini, Cesetti, sentite che nomi, grande Sandro Piccini, guarda che prestazione maiuscola, in mezzo ai giovincelli, e poi Simo Puacca.
ancora a seguire Ronnie, scusami, io vedo Groman, Mitch penso, e poi Piccioni con il gol kart se non sbaglio. Questa è un po' la situazione anche nelle altre posizioni a seguire, mentre Coco Kotlinski all'interno di nuovo, Vialli che subisce due sorpassi in un solo tratto di pista, in due curve, due sorpassi per Benale che evidentemente è in difficoltà con qualche ragione tecnica sicuramente. Kotlinski, attenzione che va a prendere anche Jorrit Pex. Coco conserva le gomme, Coco è solo una manche, Coco il weekend è lungo ancora, ci sono tre manche oggi, non bruciare tutto, giocatela adesso, ragiona col cragnone, cerca di mettere da parte la voglia di prendere la prima posizione, anche se ce l'hai nel piede destro, sei il più veloce in pista secondo me, non hai infatti nulla da fare, bandiera a scacchi, con Pex davanti a Kotlinski, Federer a seguire Hanley, poi il Praga di Hayek, Davide Lefore, Drezen, Tonon, Joy Hanson con il Luxor, a seguire Torsellini mi sembra, e poi Paolino De Conto.